pensando l'organizzazione poi del dibattito è differente, abbiamo cercato di costituire questi blocchi omogenei, per cui chiamo Petrini, Roberto Alessa, Presidente della Commissione di Garanzia dell'Attuazione della Legge sullo Sciopero dei Servizi Pubblici Essenziali e Presidente dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, Andrea Camanzi. Che non c'è? Ah, eccoci, perfetto. Non c'eravamo a porti in prima fila. Eccoci qua, allora io non vorrei essere scortese, state proprio alle spalle. Posso portarla come domani a Milano? Lo sa che è prevista una giornata un po' intensa per pubblicità dei trasporti. Già oggi Seveso ha dentro la sua di nuovo con Milano, ma e quindi che dice Presidente? Grazie, grazie infinitamente a favore di intensivo di discorso. Intanto iniziamo allora con i trasporti, si vuole con gli sciopero naturalmente. Non c'è dubbio che è la battuta, esatto, no, anche perché Bassan diceva, noi come dire, presentiamo i nostri studi che comunque derivano anche dai fatti di cronaca di attualità. Non c'è dubbio che il momento è molto carico per quanto riguarda lo sciopero. Non so quante persone che sono qui presenti in sala sanno esattamente cosa fa l'autorità di garanzia per gli scioperi nei servizi pubblici essenziali. Noi siamo figli di una legge del 90, modificata poi successivamente nel 2000, che è una legge molto complessa. Vedete, lo sciopero non è soltanto da un punto di vista materiale l'astensione collettiva dal lavoro, materialmente parlando, da parte dei lavoratori, dei singoli lavoratori, ma da un punto di vista giuridico è un procedimento giuridicistico molto complesso, quindi prima di arrivare allo sciopero bisogna rispettare una serie infinita in realtà di norme. Devo dire che scioperare paradossalmente in Italia oggi non è facile. Molto spesso i giornali dicono si sciopera troppo, ma così non è. Se noi andiamo a vedere quello che accadeva prima della legge del 90, che è la legge che è andata poi all'attuazione dell'articolo 40 della Costituzione, legge che poi nasce diciamo, dall'intuizione, finisce il grande maestro del diritto quale Fulcino Giugni, e noi andiamo a vedere che prima del 90 gli scioperi erano molti, soprattutto quelli, a valenza politica. Molti governi in passato cadevano a seguito di scioperi in realtà politici. Qui noi invece assistiamo a una stagione in cui ci sono pochi scioperi politici, peraltro a livello così, nazionale, molti invece scioperi territoriali che sono esattamente figli poi della grave situazione economica e sociale che il paese vive. Scioperare, dicevo, non è facile, anche perché l'autorità fa un duplice lavoro. Da un lato fa quello che ovviamente la legge dice di fare, lei dice di fare, cioè noi siamo veramente il garante della legittimità formale della legge, e dall'altro ci impegna a fare una cosa che in passato non veniva fatta in modo molto assiduo, cioè di prevenire il conflitto collettivo di lavoro. Ecco, quello che noi stiamo facendo negli ultimi anni, che ci impegna moltissimo a 360 gradi, e che è un'attività complessa, insomma, è quella di, una volta programmato lo sciopero, soprattutto quello a livello nazionale, di cercare di dare un contributo in termini di prevenzione, di raffreddamento, di gentilmente tecnico del conflitto medesimo. Questo che significa? Significa fare un'attività di conciliazione che ci impone di calarci nel merito delle controversie collettive di lavoro. E quindi significa ascoltare le ragioni di tutti, le ragioni ovviamente della parte datoriale, dei datori di lavoro, le ragioni dei sindacati, interloquendo spesso anche con il governo. Ecco, diciamo che la sfida di questi tempi è proprio questa, in un'ottica anche di accertamento, questo è l'aspetto più significativo che molti non conoscono, in un'ottica anche di accertamento delle responsabilità del conflitto collettivo di lavoro. La legge addirittura attribuisce all'autorità un potere sanzionatorio nei confronti delle aziende, delle imprese pubbliche e private che erogano i servizi pubblici essenziali, e quando queste sono la causa, dice la legge, dell'insorgenza o dell'aggravamento del conflitto collettivo di lavoro. E qui si apre uno scenario completamente nuovo. Accertare la responsabilità non è una cosa facile, però questo è quello che stiamo cercando fare in un momento oggettivamente difficile, perché la mia autorità da questo punto di vista è un osservatorio privilegiato dell'andamento del conflitto collettivo. E noi attraverso quello che diciamo appunto gestiamo in termini istruttori siamo in grado di capire dove sta andando
con riferimento a questa complessa materia dei servizi residenziali, il paese sta attraversando effettivamente una serie di in settori strategici come appunto quello del trasporto pubblico locale, come quello per esempio molto complesso dell'accordo e smaltimento dei rifiuti, insomma noi assistiamo a delle imprese pubblico-private che sono sempre fallite per varie realtà cause. Ecco, quello che, di cui secondo me c'è bisogno in questa fase è anche di sentire le ragioni di tutti, e quindi noi stiamo cercando di dare un piccolo contributo in un momento in cui poche, diciamo, appunto, istituzioni poi tentano di fare la mediazione e la conciliazione, e in parte ci stiamo anche abbastanza veloce. Certo, fino a che punto possono chiedersi, Presidente, i vostri poteri, anche qual è, diciamo, in via preventiva, la distruttoria che fate in vista di un determinato tipo di sciopero, adesso abbiamo fatto l'esempio appunto dei trasporti, possono sicuramente riguardare anche altri ambiti, fino a che punto possono spingersi i vostri poteri? Noi conosciamo l'istituto della recettazione, per esempio, non so se è il caso appunto di... Ecco, i poteri sono grandi, l'istituto della recettazione è una cosa molto complessa, noi lo condividiamo in parte anche giustamente con il governo e la responsabilità politica di recettare, previo ovviamente appunto parere, direi quasi vincolante da parte della ma sono tante, ho fatto riferimento a un caso, diciamo, appunto emblematico. Quando il conflitto è generato, diciamo, appunto per la irresponsabilità di un'azienda pubblica o privata che eroga i servizi appunto pubblici essenziali, questa responsabilità può essere sanzionata, diciamo, appunto dall'autorità. Quindi non soltanto una responsabilità in capo poi ai sindacati, ai singoli lavoratori che magari appunto pongono in essere, perché anche di questo si deve in realtà parlare, forme di astensione che sono improvvise. Molto spesso noi, diciamo, appunto siamo chiamati a valutare ex post il comportamento dei lavoratori, dei sindacati che si muovono al di fuori della legge 146 di disciplina di esercizio del diritto di sciopero e che per ragioni a volte anche drammatiche, noi assistiamo, diciamo, appunto situazioni in cui i lavoratori non ricevono neanche gli stipendi che sono bassissimi da 10, da 12 mesi, da un anno, da 18 mesi in certe realtà settori, in quanto il sistema è fallito. Ho fatto l'esempio del settore dell'igiene ambientale, raccolta e smaltimento dei rifiuti. Stiamo accertando, mi dispiace che non c'è ancora Cantone, io prima interagivo moltissimo con il presidente della Tassa Antonio, ho fatto anche un protocollo da tale intesa, ma esistono addirittura appunto gare di appalto di servizio in questa realtà materia che vengono bandite in assenza di adeguata copertura finanziaria. E quindi che succede? Succede che poi l'impresa aggiudicataria vince, diciamo, appunto la gara, ma ovviamente appunto essendo stata bandita a monte la gara senza un'adeguata copertura finanziaria, questi soldi da monte non scendono a valle, e quindi l'impresa che vince la gara, che firma il contratto e che già versa in una situazione di insolvenza, non riceve poi a sua volta i soldi dalla stazione appaltante che non arrivano a quella aggiudicataria, alla quale poi non può dare i soldi ai lavoratori per il servizio da erogare. È tutto un sistema, diciamo, che purtroppo in certe aree geografiche funziona in realtà così. Tutto avremmo pensato, tranne che l'autorità della garanzia appunto degli scioperi fosse interessata anche ad una fase di questo tipo. Sì, guardi, io sono da questo punto di vista con il collegio ho cercato di dare una svolta, nel senso che il momento ci chiama ad una anche interpretazione, come dire, innovativa della legge 146. Ho ritenuto che il mero compito di sanzionare le violazioni formali della legge, non so, programma, faccio un esempio per chi mi ascolta, la programmazione di uno sciopero che non viene preceduta dalle procedure di conciliazione, di raffreddamento nelle varie fasi, o di fronte alla stessa azienda, o di fronte al prefetto, o al ministero, a seconda dello sciopero, di rilevanza locale, diciamo, appunto nazionale, la programmazione che non viene preceduta da questi tentativi che vanno esperiti, è una programmazione legittima. Ecco, ho ritenuto che tutto questo è fondamentale, perché ovviamente appunto la legge deve essere rispettata, ma questo è un discorso che attiene alla violazione formale del procedimento pubblicistico, verso il quale, ripeto, si snoda l'esercizio del diritto di sciopero. Bisogna andare oltre, c'è bisogno, diciamo, di calarsi nel merito delle controversie dando un contributo piccolo, grande che sia, in termini di prevenzione del conflitto collettivo. In fondo lo sciopero è un danno economico all'intera realtà società, ai consumatori, agli utenti, che tra l'altro sono chiamati a svolgere anche un ruolo fondamentale che la legge 146 affida loro. E qui io devo, con la matita proprio rossa, se non blu, addirittura sottolineare la totale latitanza dell'associazione dei consumatori.
perché oltre alla Costituzione, oltre alla legge 146, esiste poi un universo mondo di norme di rango in realtà secondario o settoriale che si devono scrivere insieme con il concerto dell'autorità, con il concerto dei protagonisti del conflitto e con anche il concetto dell'associazione del consumatore. Abbiamo da un mese riscritto una parte sostanziale, noi dell'autorità, delle regole che sovraintendono all'universo mondo del settore del trasporto aereo. Abbiamo cercato il conforto in termini istruttori da parte dell'associazione dei consumatori, si sono riviste, e in fondo l'utente è il soggetto dentro in questa realtà complessiva. No, è la platea giusta, perché qua ci sono quasi tutte messaggi, può essere colto molto abilmente, per fare il link con l'autorità successiva ai trasporti. In una situazione come quella dello sciopero del selvaggio dei tassisti milanesi, mi riferisco a Milano, come la mia città, insomma, è stato anche abbastanza curioso come evento, contro Uber, si ricorda, no, per il blocco. Ecco, un'autorità come la vostra in quel contesto... Lì è a maggior ragione, noi siamo molto impegnati, l'ho detto anche prima, soprattutto ad accertare la responsabilità da parte di la legge. Figuriamoci da parte di chi pone in essere astensioni collettive al di fuori della tabella legge, solo che questo comporta un accertamento rigoroso delle responsabilità, per un conto è sanzionare il comportamento di chi programma in modo illegittimo lo sciopero, un conto è l'astensione collettiva che viene posta in essere ex abrupto e improvvisamente e che impone una collaborazione istituzionale. Sul territorio abbiamo uno strettissimo contatto con le prefetture e andiamo insieme alla ricerca delle responsabilità data. Irroghiamo le sanzioni, la legge attribuisce un potere rilevante in termini di sanzioni economiche da combinare a chi ovviamente si pone al di fuori di questa legge. Lo stiamo facendo con fronte anche delle aziende, anche le aziende sono destinatarie a tali sanzioni. Ecco, qui ripeto, qui abbiamo un po' spostato, diciamo appunto, l'asse dell'accertamento istruttorio con la mia presidenza, però anche nei confronti della responsabilità da sindacare in campo delle aziende. Ecco, questo non era stato mai fatto, diciamo, se me lo consente in realtà prima. Era stato applicato in modo unilaterale questa legge più sul versante dei sindacati e dei singoli lavoratori. Ma qui dobbiamo capire a volte di chi è la colpa dell'insorgenza del conflitto. Presidente Camanzi, vengo a lei, andiamo ai trasporti, il tema dei trasporti locali è sempre molto caldo, come lei arriva, ho scherzato con il Presidente Pintalese sul tema del nuovo sciopero che domani riguarderà il trasporto pubblico locale a Milano, che è un po' di maturenza dal tempo di entrerà o meno, ma insomma ciclicamente ci troviamo in questa situazione, questo vale per Milano come per molte altre grandi città italiane, no? Ci piacerebbe sapere se l'autorità che lei presiede può contribuire ad un cambio oggi di mentalità sull'utilizzo del trasporto pubblico che riguarda sia il singolo cittadino ma anche un po' tutta anche l'attività imprenditoriale e professionale. Noi anche dal punto di vista giornalistico facciamo delle grandi campagne per invitare le persone a fare un più largo uso di mezzi pubblici a posto dell'auto, un po' per consentire una respirazione migliore appunto delle nostre città, però difficilmente vengono accolti appunto questi messaggi. L'autorità che cosa può fare? Intanto avere un microfono per parlare che... sì, ce l'abbiamo, grazie. Non è trasferito. Allora adesso non è si è messo in sciopero, ovviamente non ha specificato così il microfono. Intanto devo dire, fatemi fare una brevissima premessa, poi vengo alla domanda. Insomma, l'anno scorso, questo è l'appuntamento annuale, sì. L'anno scorso io feci una rapidissima presenza, ero stato nominato da qualche giorno e quindi ovviamente avevo fatto una presenza più per dimostrare l'interesse e l'attenzione mia personale del collegio, dell'autorità che ho l'onore di presiedere verso la questione dei diritti dei consumatori e le questioni che il Consumers Forum affronta su base annuale. Devo dire che quest'anno quindi è la mia prima partecipazione da presidente operativo, come voi sapete noi siamo diventati operativi dal 15 di gennaio di quest'anno, quindi abbiamo alle spalle una decina di mesi di esperienza.
Io considero questa attività del Consumer Forum estremamente importante, quindi non so oggi se riuscirò a soddisfare tutte le attese, le domande, però insomma progressivamente vedrò di fare meglio anche l'anno prossimo. Che cosa possiamo fare noi, che cosa abbiamo già fatto? Perché in questi 9 mesi alcune cose le abbiamo fatte. Allora fatemi fare una premessa, 2 premesse di ordine generale. La prima è che noi non ci occupiamo dei problemi e della risoluzione dei problemi tra il singolo utente, utilizzatore di sistemi di trasporto o il passeggero e il vettore che fornisce il servizio. Noi non abbiamo la competenza per entrare in quel meccanismo in modo diretto. Noi abbiamo competenze, e adesso proverò a denunciarle, di tipo indiretto o di secondo grado, molto molto importanti, soprattutto in esito anche a seguito dell'applicazione, cosa che è avvenuta a maggio di quest'anno, di un regolamento comunitario, cioè la messa aver reso operativo i contenuti di un regolamento comunitario che riguarda nel 2007, perché l'Italia non aveva mai reso operativo, che riguarda i diritti dei passeggeri su via ferroviaria, quindi per trasporto ferroviario. In esito a questa resa operativa di questo regolamento, l'autorità è stata investita di un potere aggiuntivo rispetto a quelli originariamente previsti nella legge istitutiva dell'autorità medesima, e cioè questo potere aggiuntivo è quello di tutelare i diritti dei passeggeri, diritti che sono precisati nel regolamento comunitario che ho citato. Per avere un esempio, su cui siete super esperti, ma siccome tra te immagino che siano anche delle persone meno esperte, ecco, i diritti dei passeggeri sono la non discriminazione nell'accesso al trasporto tutelati dal regolamento, e quindi prima non erano sufficientemente tutelati in Italia, non discriminazione nell'accesso al trasporto, nell'assistenza e nell'accessibilità per i passeggeri con disabilità, che è un tema di grande interesse non solo sociale ma anche operativo, diritti nel ricevere informazioni prima dell'acquisto e nelle varie fasi del viaggio, possibilità di rinunciare al viaggio con rimborso in caso di perturbazione del traffico ferroviario, assistenza in caso di forti ritardi alla partenza. Quindi sono tutti diritti che entrano nella vita quotidiana e che noi dobbiamo tutelare in esito ad un ampliamento dei nostri compiti. In che modo ci siamo, li abbiamo tutelati, in che modo ci siamo attivati? Abbiamo fatto un regolamento che è stato approvato prima dei tempi previsti, quindi entro 30 giorni dal decreto, eccetera, eccetera. Questo regolamento prevede una modalità molto semplice in base alla quale vengono fatte a noi le segnalazioni da parte dei passeggeri quando uno di questi diritti che gli devono essere garantiti, il passeggero ritiene che non gli sia stato temperato da chi? Dal vettore, e fa ricorso a noi quando la sua prima azione nei confronti del vettore per vedersi rispettato questo diritto è andata è infruttuosa. Quindi in caso di mancata soddisfazione nel primo livello, nel rapporto tra il passeggero e il vettore con il quale ha un contratto di trasporto, in caso di questo sia infruttuoso, può accedere a noi. E noi cosa facciamo? Noi interveniamo per fare in modo che il vettore soddisfi il diritto, ad esempio il diritto al rimborso, il diritto alle compensazioni in caso di forte ritardo, i diritti per la gente. Nel caso in cui il vettore non adempia a quelli che sono le nostre disposizioni, le nostre ingiunzioni, possiamo sanzionare sanzionare il vettore. Ed inoltre, ovviamente, qui c'è una parte molto interessante, perché il vettore, nel momento in cui
svolge un servizio pubblico ha un contratto di servizi con magari l'Agenzia Regionale della Mobilità o con l'Agenzia Territoriale, e in questo caso l'adempimento di un diritto del passeggero può anche incidere sul rispetto degli obblighi contrattuali dei contratti di servizio che stanno tra la parte pubblica e il vettore medesimo. Ecco, noi abbiamo ricevuto al momento circa 100 richieste, 100 segnalazioni per il solo settore ferroviario. Nei prossimi giorni, spero, con la pubblicazione del decreto legislativo che recepisce un regolamento analogo nel settore del trasporto su gomma, saremo competenti anche per il trasporto su gomma, oltre alle vie navigabili, marine e interne, mentre invece non siamo competenti per la tutela dei diritti dei passeggeri nel settore aeroportuale, perché la competenza di questa azione di tutela è riconosciuta in capo all'ENAC, quindi noi ci occupiamo della parte non avio, non la parte. Queste, finisco un po', le rubo un minuto ancora, ma per chiarire, queste competenze aggiuntive si aggiungono a che cosa? Si aggiungono a competenze native, quelle che ci sono state attribuite con l'atto di costituzione. E quali sono queste competenze? Sono fondamentalmente due, le cito perché sono molto rilevanti. E la prima è quella di stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico, e questi livelli minimi di qualità devono essere individuati secondo le caratteristiche territoriali di domanda offerta, quindi non sono generali a livello nazionale ma vanno calate nelle singole realtà sulla base di una domanda offerta di servizio. Allora, voi capite bene che stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi sui quali vi è l'obbligo di servizio pubblico di fatto significa stabilire, al di là della tutela dei diritti dei passeggeri, significa stabilire uno zoccolo minimo di qualità del servizio e quindi andare incontro a quelli che sono le esigenze, o tenere conto di quelle che sono le esigenze del cittadino che è utente. E la seconda competenza che avevamo come nativa, alla quale noi dedichiamo moltissima attenzione e grande impegno, è quello di definire in relazione ai diversi tipi di servizio, anche qui, quindi settore per settore, e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto. Quindi che cosa vuol dire questo? Il contenuto minimo, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi, che si intreccia ovviamente con la tutela dei diritti del passeggero. Ultimissimo punto, dicevo 100 sono le domande, le richieste, gli esposti che abbiamo ricevuto ai sensi del regolamento che abbiamo pubblicato sul nostro sito. Se caso si può sempre quello ferroviario, so per ora noi siamo operativi solo su quello ferroviario. Trasporto proprio locale o anche nazionale? Beh, vuol dire trasporto nazionale, ma soprattutto viene il trasporto pubblico regionale. La lingua d'arte dove il dente vuole, dove abbiamo i problemi. Su questo aspetto del TPL, io ho annunciato a Milano, ma lo confermo qui, noi adotteremo un nostro atto di regolazione dello stesso tipo di quello che abbiamo adottato qualche giorno fa per il settore ferroviario, lo adotteremo per il trasporto pubblico locale, dove eserciteremo le funzioni che la legge ci attribuisce poi. E lo adotteremo entro il mese di gennaio 2015. Le devo dire che con mio grande piacere, con mia grande soddisfazione, dei 100 casi che abbiamo lavorato, quindi sono stati processati dagli uffici che abbiamo e che ringrazio i collaboratori, pochi ma bravi che abbiamo, eravamo arrivati quasi a pensare qualche azione, e le imprese di trasporto
hanno avuto un ravvedimento per uso. Noi lo chiamiamo moral suasion, quindi qualche effetto l'abbiamo prodotto senza dover sparare, cioè basta avere, come dire, essersi occupati del caso. E quindi qualche piccolo risultato l'abbiamo prodotto senza particolare opera. Spero che continui così, perché è la cosa migliore possibile, immaginabile, ma nel caso in cui non fosse, ovviamente interessante. Tra l'altro, quant'è una sanzione minima che può violare appunto la nostra autorità? Questo è in funzione al fatturato e al tipo di fatturato del datore e al tipo ovviamente di infrazione. Per gli scioperi. Qualche mese fa possono arrivare fino a 100.000 euro, insomma sono sanzioni pesanti se si aprono al mondo del pari sindacato della lavoro. Qualche sindacato può anche più, insomma, la cosa va fatta con grande parsimonia, insomma, di grande attacco. Ma è importante che anche tu già ci sia. No, no, il potere c'è e deterrente. Allora, la novità di quest'anno è che al termine di ogni round daremo l'opportunità alla platea appunto di rivolgere una domanda ai partecipanti ai vari momenti appunto della mattinata del dibattito, quindi direi di cominciare a sentire la prima prevista per trasporti e scioperi. Abbiamo anche diverse immagini alzate. Sì, abbiamo intanto Santini, sì, uno, due, tre, ce ne sono tante. Poi le smistate da Sanzoni. Basta uno solo. Sì, esatto, sì, lasciateci, sì, guardate che poi. Grazie. Va bene, io sono una bella luce. Bravo. No, innanzitutto Santini Dialog. Vorrei ringraziare il governo d'Est perché lo stimo molto. Ho partecipato anche alla sua assemblea annuale. Io porto in questa occasione. Però lui mi vorrebbe più attivo. Grazie. No, ho colto sempre spunti importanti e soprattutto di altissima qualità dal punto di vista legislativo, ma anche di qualità rispetto all'utenza, perché poi questo è il ruolo che svolgo oggi. Gioco per riguardo al futuro, perché altrimenti dovrei essere fortemente polemico rispetto a una affermazione che è stata fatta e che ha visto almeno la mia associazione, ma credo anche altre, non coinvolte in questa partecipazione. Noi la cerchiamo, la chiediamo alle aziende, ma anche alle autorità, perché il tema di oggi, il consumatore tra regolazione europea e autorità nazionale, è la nuova formula, credo azzeccatissima, di un percorso che noi come associazione dei consumatori, noi come ADOC che ci puntiamo molto, privilegiamo. Cioè il ruolo dell'autorità in questo paese non può essere di supplenza, ma io dico di promozione anche rispetto al discorso istituzionale del Parlamento e del Governo. E il dottor Alessi in questa cosa è molto produttivo e gli dico, riconfermo la mia stima al di là di questa diatriba, tenendo conto che dovrebbe verificare. Sembra quasi che siamo parenti, ma in realtà non siamo. No, non siamo parenti. Però noi realmente gli diciamo che il ruolo che svolge è fondamentale. Non voglio essere quindi polemico rispetto a un futuro fondamentale e soprattutto chiederei ai suoi uffici di verificare l'indirizzo dell'associazione dei consumatori. Perché noi non abbiamo ricevuto assolutamente posta. Sono su, tutti stanno qua, mi risulta che siete stati tutti quanti da 3 miliardi. Comunque, vabbè, le porte dell'autorità sono comunque, il dato vero è che gli rinnovo la mia lealtà tenendo conto della sua qualità. Grazie. E soprattutto del prodotto che scrivo. Entrando nel merito della mia domanda, esistono due problematiche. Un ruolo che lei accennava giustamente, dei lavoratori oltre che delle aziende, e questa valutazione che lei ha fatto di raffreddare prima di giungere al momento della conflittualità, a mio avviso è un dato fondamentale che la politica, ma soprattutto le istituzioni e a livello nazionale e a livello territoriale dovrebbero prendere immediatamente a prestito. Perché? Perché oggi giustamente lei rilevava la conflittualità è sì di grande livello nazionale, ma la più pericolosa e la più rischiosa per i lavoratori, quando lei diceva gente che 12 mesi eccetera,
E allora l'analisi che noi facciamo in termini di professione è duplice. Uno, il ruolo dell'autore. E io ritengo che Andrea Camazzi abbia, come presidente di questo comparto delicatissimo e fondamentale anche per lo sviluppo del paese, una responsabilità grande. Ma vanno evidenziati dei dati. Lei parlava di contratti di servizio. L'ex Moretti parlava che molto spesso il ruolo fra ferrovie e regioni era un rapporto vero, la settima vettura che a volte mancava, perché molto spesso le regioni non intervenivano in termini economici, ma dicevano il trasporto non funziona. Così nei territori e soprattutto nelle realtà, per esempio noi quelle del massimo ribasso, veniva accennata dal dottor Alessi quella della nettezza urbana, eccetera, ruolo drammatico, perché poi significa degrado in una città. Ma il dato vero qual è? Che molto spesso il consumatore viene lasciato fuori da questo percorso e l'utente, il cittadino, viene pesantemente taglieggiato due volte. Uno, perché paga tariffe che non rispondono alle prestazioni, mi riferisco all'acqua delicatissima, ma soprattutto perché poi molto spesso non è in grado di avere interlocutori validi. E quindi questo è il nuovo decreto europeo sui consumer rights, che rappresenta un fatto innovativo profondo, ma soprattutto il ruolo delle autorità devono avere all'interno del nostro scenario italiano un percorso di grande scelta e di grande innovazione, sì con la pistola che può essere non fumante, ma soprattutto dando un'interpretazione propositiva e soprattutto innovativa sul ruolo che le autorità e le istituzioni devono portare avanti. Io credo che oggi abbiamo qui i presidenti delle autorità, abbiamo una platea molto interessata che sono le associazioni dei consumatori, ma soprattutto il paese complessivamente, non dimentichiamo mai, e in una fase così delicata di critica io credo che non dobbiamo giocare sulla dicotomia, e chiudo qui, tra il lavoratore che sciopera e l'utente che viene penalizzato. Non è questo. Il dato diverso è che le aziende devono avere e fare programmi, un altro dato che manca in questo paese è la programmazione. I mezzi pubblici vanno modificati, aggiornati e soprattutto messi in condizioni generali. C'è bisogno, Presidenza Camazzi, che l'esempio vada avanti. Se a Torino c'è o a Padova la monotraio su gomma per quanto riguarda il trasporto, a Roma si è fatto molto, dovremmo fare il 70% in più per quanto riguarda il trasporto locale. Ma anche qui, se bucare è difficile, i tempi sono lunghi e i costi altissimi, potremmo andare in superficie guardando quello che si è fatto. Grazie. Chi prende lo stimolo Camanzi inizierei? Ha già detto tutto lui, diciamo. Diciamo che la presa come sollecitazione che si porteranno a casa non c'è bisogno. Una domanda per il presidente Camanzi. Io insegno il diritto comparato dei consumi e insegno che la concorrenza è uno strumento fondamentale per tutelare i consumatori. Ho però anche un vecchio studente che ha provato a realizzare una linea Torino-Milano e è stato massacrato dal vecchio monopolista. Vorrei sapere, adesso che c'è l'autorità, in che misura voi intendete realizzare effettivamente la competizione e quindi l'efficienza del sistema dei trasporti italiano. Grazie. Credo che la risposta si trova leggendo attentamente le 50 pagine della nostra delibera. La prima risposta, ovviamente, una prima risposta. Però leggendo attentamente si capisce non solo ciò che abbiamo deciso e che dunque con effetto immediato, ma anche ciò che è nei tubi, come dire in termini tecnici, come vuole dire nella pipeline, cioè su quale stiamo lavorando. È ben inteso. Noi nel settore dei trasporti la priorità è giovanissima, i problemi sono vecchissimi, quindi c'è al momento attuale un dislivello tra la capacità operativa e l'esperienza dell'autorità rispetto alla consistenza, robustezza, pesantezza dei problemi da risolvere che datano dal tempo.
Una precisazione però vorrei fare, per favore, teniamo sempre presente che le scelte sulle infrastrutture, sugli investimenti, sull'introduzione di tecnologie o non tecnologie, compete al governo. Quindi non possiamo pensare, sarebbe un errore anche, come dire, un'incomprensione profonda che l'autorità possa essere responsabile o debba essere responsabile di scelte di investimento e di programmazione. Queste non competono all'autorità, a noi compete quello di organizzare il mercato, di regolare con una buona regolazione, e se la facciamo non buona, criticateci e aiutateci a farla meglio, però noi abbiamo la responsabilità della regolazione economica dei mercati a valle delle infrastrutture. Se questa regolazione è corretta, sia che tutela adeguatamente gli interessi della domanda aggregata, che si chiamano passeggeri, utenti o in senso stralardo consumatori, anche se noi ovviamente ci occupiamo di quella particolare famiglia di consumatori che sono gli utenti e i passeggeri, se questa regolazione tutela adeguatamente, valorizza le esigenze di trasporto del cittadino e facciamo emergere quindi la qualità della domanda di trasporto in modo adeguato, è ovvio che anche i gestori dei servizi di trasporto che si avvalgono delle infrastrutture, loro o di terzi, potranno fare meglio il loro mestiere. Noi ci occupiamo di questo e vogliamo continuare ad occuparsi esclusivamente di questo. Però diciamo che indirettamente nel momento in cui l'attività di un'autorità è ostacolata dal funzionamento dei settori regolati, magari quello può costituire poi il capo. La situazione che lei indicava prima, come pongono poi anche l'attività legislativa eventualmente, no? Per migliorare le noi partecipiamo, in diretto comunque può essere. Partecipiamo come tutti i colleghi dell'autorità, nel pieno rispetto e con grande attenzione, all'attività legislativa del Parlamento, partecipiamo alle audizioni e abbiamo anche un potere che noi come autorità di trasporto non abbiamo ancora usato, ma altri colleghi, mi riferisco all'autorità antitrust in modo particolare, ha usato e usa abbastanza frequentemente, che è un potere di segnalazione. Che possiamo segnalare al legislatore. Sì, però voglio dire, non è di nostra responsabilità, sarebbe un errore fosse di nostra responsabilità. Quindi la nostra partecipazione alla fase ascendente, ho visto che nello studio molto interessante si fa questa distinzione tra fase discendente e ascendente. La nostra partecipazione alla fase ascendente, quindi il processo legislativo, normativo, è la partecipazione di portatori di competenze specifiche, ma noi sarebbe un errore confonderci, non possiamo, è ben inteso a livello europeo, dove questa regolazione che chiamiamo tecnica può avere un ruolo importante, ha un ruolo importante, in alcuni settori più facilmente, in altri meno, partecipiamo ai network tra europei e autorità di regolazione e cerchiamo a nostra volta di essere compositori nei confronti della Commissione, del Parlamento e del Consiglio, che sono i tre pilastri istituzionali del processo decisionale comunitario. Però siamo on request, oppure al sollecito quando riteniamo che ci sia un vuoto legislativo. Allora, non so se posso prendere, visto che siamo stranamente un pochino in anticipo sulla tabella di marcia, prendo un'altra domanda, Fabio, oppure vado direttamente al secondo, possiamo prendere una seconda, allora magari se mi aiuta una ragazza a portare il microfono lì. Esatto, bene, adesso. Grazie di questa possibilità che mi viene concessa, io sono un funzionario del Ministero del Tesoro, ma parlo come utente dei servizi. E mi collego alla constatazione che ha fatto l'autority sulle carenze, diciamo, di presenza delle associazioni di consumatori, per portare all'attenzione la mia esperienza che ho vissuto nella mia regione, le Marche, e mi dedico in questi due ultimi anni con la massima attenzione, il massimo impegno alle leggi anticorruzione e gli obblighi di trasparenza degli enti pubblici.
A riguardo ho notato anch'io nella mia esperienza purtroppo una impreparazione, una carenza, per non dire in certi casi un'assenza dell'associazione dei consumatori, e io rivolgo una preghiera a riflettere su questo, su una tematica di estrema importanza che adesso il dottor Cantone poi toccherà questo argomento. L'associazione dei consumatori hanno in base alle leggi il 150 del 2009 del decreto legislativo Brunetta, deve essere presentate alle associazioni dei consumatori mediante le giornate della trasparenza che sono disciplinate dalla delibera Civit numero 2 del 2012, che io invito tutte le associazioni a porre all'attenzione degli enti pubblici locali e non locali, perché hanno un ruolo fondamentale, devono dare pareri sui piani della trasparenza degli enti pubblici, sui piani delle performance degli enti pubblici e, se mi risulta, sui piani anticorruzione. Quindi io invito calorosamente come cittadino utente del servizio a porre tra le priorità il potenziamento delle loro funzioni che sono essenziali a mio parere in questa riforma. Grazie. Grazie, grazie molto. Adesso a questo punto la sfida sono le nuove iniziative di consultazione, da quello che capisco anche da parte vostra, mettetevi alla prova, chiamate chi non si presenta, poi fatelo sapere pubblicamente perché così è un po' più efficace. Io ringrazio molto.